stasera, così rompiamo il ghiaccio. Bene. Vado io? Sì. Allora io uso il microfono. Il microfono io non lo uso. Sì. Forse mi sentite meglio così? Sì. Bene, buonasera, sono Stefano Termanini, sono molto contento di essere qui questo pomeriggio con voi a presentare il libro di un caro amico, Luca Maestri, Mission Once Again. Questo libro è un libro che sono felice di ospitare nella collana della mia casa editrice, nella saggistica, nella collana saggistica della casa editrice, non soltanto perché è il libro di un amico, è un libro fortemente documentato, quindi non è stato pubblicato soltanto per un'amicizia, ma soprattutto per le sue intrinseche qualità, e ci tengo a sottolinearlo. Ma è un libro anche che colma per certi versi una mancanza della casa editrice rispetto all'attenzione verso l'Irlanda, e questo sono particolarmente grato a Luca Maestri, e istituisce anche un modo di trattare l'argomento. Infatti avrete visto, se avete già avuto fra le mani il libro, che c'è un sottotitolo, quindi c'è un titolo che è Nation Once Again e c'è un sottotitolo, La storia dell'Irlanda attraverso le ballate e le canzoni. E questo è il modo, questo è lo stile, questo è, diciamo, il tratto originale del libro, è la pista che Luca Maestri ha deciso di seguire e di far seguire ai suoi lettori per addentrarsi nella storia d'Irlanda. Dunque non soltanto, anche se non sarebbe poco, una storia d'Irlanda raccontata per i suoi fatti, per i suoi momenti alti e bassi fino al presente, ma una storia dell'Irlanda che passa attraverso quella porzione importantissima per gli irlandesi del folklore, della tradizione, che si sedimenta nelle ballate e più recentemente, oltre che nelle ballate, anche nelle canzoni molte delle quali a noi tutti note. Il libro comincia da un passato abbastanza remoto, perché il tratto di storia che Luca Maestri ci fa percorrere come suoi lettori è un tratto che comincia dalla identità più antica dell'Irlanda e ci porta poi fino alla storia del dopo Brexit, quindi alla storia presente, alla storia dei nostri giorni, addirittura una storia aperta sul presente e sul futuro. Lo vedrete se avrete, come ci auguriamo, la benevolenza di leggere questo libro. Il primo scorcio, il primo incontro con l'Irlanda è un incontro dunque remoto con una terra che è sempre stata colonia, e questo anche ci spiega in parte il perché dell'Irlanda non altrettanto che di altri paesi europei si parli, si tratti, si studi anche nei manuali di storia che comunemente frequentiamo alla scuola o all'università. L'Irlanda è sempre un po', diciamo, una specie di sorella minore della Gran Bretagna, viene sempre trattata un po' in questi termini. Naturalmente è un errore, naturalmente è un vizio che il libro si propone di emendare e che per molti versi riesce ad emendare, perché in questo libro la storia dell'Irlanda è protagonista e centrale. La storia dell'Irlanda è il libro, fa la tessitura del libro. Si comincia, vi dicevo, da molto tempo fa, e si comincia proprio dallo spiegare perché l'Irlanda abbia una tradizione intimamente cattolica. Quando si dice Irlanda si dice cattolicesimo. Quasi forse senza eguali in Europa, direi senza eguali in Europa, senza il forse, contrapposizioni in Irlanda, tra l'Irlanda e l'Inghilterra, fra l'elemento irlandese e l'elemento inglese, avvengono proprio sul crinale della spaccatura tra cattolicesimo e protestantesimo e anglicanesimo, no? Questo è molto singolare ai giorni nostri, ma ancora avviene ai nostri giorni, perché proprio l'identità dell'Irlanda è fortissimamente connessa con il cattolicesimo. E di questo ci parla Luca Maestri, di questo ci parla anche Luca Maestri e il suo libro. C'è una spiegazione in questo. Io devo dire che forse è la prima volta che mi sono interrogato rispetto all'identità profonda del cattolicesimo irlandese, dell'Irlanda in quanto terra di cattolicesimo, è stato quando mi è capitato, sarà capitato a molti di noi, di andare in visita a Bobbio, a quel meraviglioso complesso di San Colombano, e di,
e di interrogarmi sul perché, sulle ragioni per cui quel complesso sia lì e che cosa rappresentasse anche nell'epoca in cui San Colombano lo costruì, siamo nel VI secolo. E effettivamente andando un po' a leggere e a interrogarsi su questo ho fatto una mia piccola scoperta, cioè ho appreso che nel momento in cui San Colombano, che era un monaco irlandese, decise di scendere in Italia e di portare la religione cattolica in Italia, perché l'Italia all'epoca era barbarica, era ancora diciamo sotto il tallone delle guerre barbariche, questa opera di colonizzazione avviene, questa opera di colonizzazione, di proselitismo religioso avviene assieme a una attento compito, assunzione di compito di conservazione della cultura e della tradizione classica. Quindi dobbiamo a San Colombano la conservazione di tanti testi che proprio lì a Bobbio furono copiati. Ma questa identità dell'Irlanda in quanto tale del cattolicesimo è anche l'identità che consente all'Irlanda di riconoscersi in ogni frangente di contrapposizione. Quindi tutte le volte che qualcuno e qualche popolo, i normanni per primi, invade l'Irlanda, l'Irlanda si compatta, si riconosce e in qualche modo trova la sua identità e quindi anche la sua capacità di difesa attorno all'identità cattolica. Questa è la ragione remota per cui l'Irlanda è ancora oggi così intimamente associata al cattolicesimo. Il libro lo spiega molto bene, ma a questo punto passo subito la parola a Luca perché c'è dentro Luca. Dunque, scusa, io non di palestra, sono arrivato così, tanto mi sento lo stesso. Ha fatto una bellissima rima Luca che ce l'ho introdotto. Allora, la rima baciata, la rima voluta. Buonasera a tutti, grazie a tutti gli amici che di lunga data che conosco, mi fa piacere che siate venuti. Allora, rapidamente, il libro consta di due parti. La prima parte praticamente l'ha illustrata lui, arriva fino e parla dell'Irlanda, proprio dell'isola d'Irlanda, e arriva fino intorno al diciamo al 1960-62. La seconda parte riguarda soltanto l'Irlanda del Nord, perché ormai l'Irlanda del Sud, la Repubblica di Eire, tanto per intenderci, si è ormai occidentalizzata, è diventata una struttura ormai da nazione consolidata. Mentre l'Irlanda del Nord, quella che noi volgarmente chiamiamo Ulster, ma in realtà sono le sei contee a seguito, che poi vedremo, del trattato con gli inglesi del 1921, fanno parte ancora del Regno Unito e tuttora fanno ancora parte del Regno Unito, con le città più importanti che sono Derry, Londonderry per gli inglesi, e Belfast. Okay? Quindi queste sono le due parti del libro. Io vi racconto un aneddoto tanto perché il libro così poi ve lo leggete, vi racconto un aneddoto per il quale io mi sono fissato con l'Irlanda. È nata così, che nel 99 siamo andati in vacanza con Donatella, siamo andati in vacanza a vedere l'Irlanda. Allora, l'Irlanda, programmi il viaggio, tre settimane, cosa vedi? Vai a Dublino, vai a Galway, vedi le Cliff of Moher, fai la parte del sud, il Ring of Kerry, il Dingle, le solite cose da turisti, che se qualcuno c'è stato sicuramente sapete com'è. Poi, prima di andare, una mia collega mi ha detto: ma perché non ci vediamo una sera, ti do due dritte? Una mia collega che aveva vissuto 25 anni in Irlanda, è venuta col padre e il padre mi ha raccontato che ha vissuto 25 anni a Derry e mi dice: ma perché non andate a Derry? Che è una bella città, è una bella... Poi qua c'è ancora la guerra, ma no, la guerra non c'è più, aveva firmato gli accordi neanche un anno prima, comunque. Va bene, però se andate a Derry ti dico in che ristorante devi andare, in che bed and breakfast devi andare e in che pub devi andare a bere. Vabbè, però non dire che te l'ho detto io, eh. Io, vabbè, non dico che te l'ho detto io. Andiamo a Derry. Siamo entrati in questa bed and breakfast e c'era un tipo lampanato, che dice: ma scusa, voi? E dico: no, se avete una camera per stasera o novembre. E guarda, mi spiace, ma tutto esaurito. Uno cosa fa? Prende e se ne va. E invece, ma veramente, noi ci farebbe piacere. Allora, un po' insistito, questo qua dice: ma
come mai volete venire qua? E io contravvenendo ho detto, ma perché ce l'ha detto Sergio, di nuovo Sergio, nome di fantasia, ce l'ha detto Sergio che ha detto che siete amici. Ma un attimo lì, wait a moment please, è andato dietro, è tornato dopo 5-6 minuti con un sorriso che gli arrivava fin qua, dicendo, non c'è problema, io non ho posto, però palazzo vicino c'è mia sorella che vi ospita. Ah, parentesi, se volete andare a mangiare, andate a mangiare allo Strand, che era quello che ci aveva detto il tipo, il papà. E se volete bere una birra, andate al Monico Pub, che è quello che ci aveva detto. Abbiamo fatto tutto il giro, alla fine andiamo al Monico Pub, solito discorso, non c'era quasi nessuno, alle 10 sera dopo una Guinness, e il padrone viene lì, perché sono molto socievole, con la pinta di birra, dice vi offro una pinta di birra io. Dove venite? Vediamo da Genova, ah, ma come mai? Ma perché? Sergio, siete amici di Sergio, boom, parte come una spia, va dietro, prende il telefono, comincia a telefonare parlando, vabbè, in inglese, una cosa che non si capiva neanche quando diceva ya o roba del genere, e dice, aspetta, torna, noi spaventatissimi, va, succede qualcosa. Arriva questo qua e dice, aspettate che arriva Edward, che è un amico di Sergio. È arrivato Edward, si è seduto, come se fossimo fratelli, e per 4 ore, davanti a 5 giri di Guinness, questo professore di economia all'Università del Queens di Belfast mi ha illustrato tutto ciò che potessi sapere, dai rapporti tra di loro, dalla strage di Omagh che era successa esattamente un anno prima, dai trattati di pace. Diciamo che le prime due ore e mezza sono andate bene, le ultime ore tra la quinta Guinness. Dalla quinta Guinness io e la quinta Guinness lui, già era un problema. Ecco, questo è stato la svolta che mi ha fatto, diciamo, dare l'input per. Vediamo anche gli arbitri internazionali. Quindi abbiamo veramente, da questa situazione qua, mi è scattato e tutti gli anni. Diciamo praticamente una settimana, 10 giorni, io vado su. Vogliamo parlare un po' del libro? Vai solo nel nord, quindi. Vado quasi sempre nel nord, ma se consiglio a tutti, per me la dell'Irlanda è il nord, ma la parte nord della Repubblica d'Irlanda, cioè il contea del Mayo, del Donegal, anche parzialmente Galway. Per me quella è la parte più bella. E le isole, magari le Arran sì, ma io ho visto l'Irlanda normale, cioè, e non ho visto la del nord, non pensavo ci fosse questa, ma perché è più bella, secondo me, perché c'è la metà di turisti e è più a misura d'uomo, secondo me, è molto meno turistica, molto meno. Perché la gente ha paura di venire in quanto pensano che sia ancora la questione. No, perché no? Secondo me non è ancora stata. Adesso col discorso della del Game of Thrones, lì cos'è? La cosa di spade, che la location sono tutte lì. Okay. E quindi adesso di fanno i percorsi per andare nei vari posti. C'è un bellissimo porto, il Ballintoy, che è splendido, dove naturalmente hanno girato. Secondo me se sentiamo così alla mezzanotte siamo ancora a vedere la pentolaccia, siamo ancora qua. Comunque, andiamo avanti. No, non ancora direi. Parliamo un po' a grandi linee di quello che è successo nella prima parte. Lasciamo perdere tutti il discorso dei Celti, dei Normanni, arriviamo. Ma c'è anche quello, naturalmente, diciamo, a beneficio dei nostri lettori. Ecco, la cosa, diciamo, singolare, per sapersi un po' originale, del modo in cui il libro è stato fatto, e vi dico anche una cosa relativa, una cosa editoriale. Ecco, abbiamo pensato ad un libro che tenga dentro, per così dire, anche le canzoni. Le ballate, le canzoni a cui Luca si riferisce nel raccontare la sua storia e che costellano, che segnano il percorso di questo libro. Quindi voi troverete, aprendo il libro, dei QR code che potrete inquadrare con il vostro cellulare per essere rimandati su delle piste audio o delle piste di YouTube dalle quali ascoltare poi quelle canzoni, quelle ballate, quei testi musicali
a cui il libro si riferisce nella parte specifica in cui vi trovate a leggere. Quindi abbiamo pensato di costruirlo così proprio per mettere dentro quella parte che altrimenti sarebbe rimasta in qualche modo estraneo al libro, quindi voi potete, come dire, leggere il libro ma anche ascoltarlo nei suoi riferimenti, nei riferimenti che costruiscono il percorso. La prima parte, come vi dicevamo, parla della storia più antica, ma ci sono continue evidenze rispetto al fatto che l'Irlanda sia marginale rispetto alla storia europea, o sia tenuta al margine della storia europea, anche e certamente impropriamente. Questo libro vuole essere anche un riscatto in gran parte di questo fatto. Vi faccio un esempio: il libro cita la cosiddetta gloriosa rivoluzione, cioè quella rivoluzione che avviene alla fine del 600 in Gran Bretagna, a seguito della quale un re cattolico, Giacomo II, viene sostituito con un re protestante, il Guglielmo III d'Orange. Questa sostituzione, questo cambio nella corona, che potrebbe anche essere una vera e propria rivoluzione sanguinosa per la Gran Bretagna, prende il nome, secondo gli storici, di gloriosa rivoluzione, perché a differenza di tante altre rivoluzioni non produce alcun tipo di spargimento di sangue. Questa è proprio la ragione per cui gli storici gli hanno dato il nome di gloriosa rivoluzione. Però se noi andiamo a vedere meglio questa storia, e il libro la racconta, Giacomo II tentò di prendersi la Gran Bretagna sbarcando proprio in Irlanda. Era cattolico e cercò l'appoggio dei cattolici sbarcando in Irlanda, e questo tipo di azione provocò una controffensiva che produsse molte vittime fra i cattolici irlandesi. Questo da dirvi che la storia tratteggia questo episodio, questo momento anche, diciamo, critico della corona inglese, il momento in cui a un re ne succede un altro, potrebbe essere un usurpatore se non fosse accettato dal Parlamento fin dalle prime sue mosse, ma diciamo questo passaggio viene denominato dagli storici gloriosa rivoluzione perché il punto di vista è stato, continua ad essere per molto tempo, quello inglese e non quello irlandese, che invece sarebbe di ben altro tenore. Diciamo, la storia dell'Irlanda resta un po' su un secondo piano fino al momento in cui c'è quell'episodio, quel momento, quegli anni, quel giro di anni molto, molto critico e doloroso, che è passato alla storia come la Grande Carestia. La Grande Carestia è prodotta da un fenomeno di trasporto navale, anche se spesso non viene saputo. Un mio autore che insegnava fitopatologia all'Università Cattolica di Piacenza mi raccontò una volta che aveva fatto degli studi precisi riguardo alla peronospora della patata, che afflisse in quegli anni appunto e poi produsse la carestia nell'Irlanda, si chiamava Giuseppe Fogliani, perché soltanto a metà dell'Ottocento si fosse manifestata questa carestia. Mi spiegò che era dovuto al fatto che i trasporti erano cambiati, cioè fino ad allora i trasporti dall'America fino all'Europa erano avvenuti con navi di legno che impiegavano molto tempo a attraversare l'oceano Atlantico, che avevano delle stive spesso areate, naturalmente areate, mentre le navi che cominciavano a portare merci intorno alla metà dell'Ottocento erano navi completamente diverse, quindi molto più sigillate, molto più chiuse, non erano più di legno, non erano più integralmente di legno e soprattutto erano molto più veloci. E questi fenomeni uniti, diciamo, questi elementi uniti fecero sì che la malattia dalle Americhe, dove era endemica, si trasferisse in Europa, facendo poi quella terribile strage che era tutti nota, producendo poi, oltre a una enorme mortalità fra gli irlandesi che rimasero letteralmente senza cibo, anche quei fenomeni di emigrazione che poi produssero una serie di altri fenomeni. Gli altri fenomeni a catena, no? Sappiamo quante famiglie poi si sono trapiantate, specie nell'America del Nord o in Australia, a seguito della necessaria immigrazione seguente alla Grande Carestia. Di questo anche il libro ci parla, è un fenomeno che è molto inciso nella storia irlandese. No, dunque,
della grande carestia, diciamo che è un fenomeno che ne abbiamo parlato già, ho già scritto un altro libro, e quindi come tale ha detto tanto Stefano, e come tale quindi diciamo inquadriamo l'anno 1845-1852. Per arrivare però a capire quello che succede ancora adesso in Irlanda, secondo me, bisogna fare un piccolissimo passo indietro. Vi dico rapidamente quello che è successo di pregnante, veramente. Innanzitutto, 1400 era completamente sotto, in teoria, sotto il dominio inglese. In realtà il dominio inglese veniva ristretto nel quello che viene definito English Pale, cioè la staccionata inglese, Dublino e 10 miglia di distanza. Il resto era ancora tutto in mano più o meno agli irlandesi. Poi vengono, nel 1600, vengono quella che viene definita la plantation, cioè la colonizzazione. Il sovrano inglese, prima e poi la regina dopo, si rendono conto che non riescono a pagare i soldati di Ventura. Non hanno soldi. Allora cosa fanno? Due piccioni con una fava. Decidono il signor Otti locale, di mandarli in Irlanda regalandogli le terre, espropriandoli agli irlandesi. Quindi gli irlandesi si sentono immediatamente sfrattati e vengono questi capitani di Ventura, che poi diventano dei latifondisti, che però poi per mandare avanti i terreni si affidano nuovamente agli irlandesi stessi. Quindi anche lì gli irlandesi, nonostante che non siano più padroni della terra, continuano a gestire la situazione. Ma la svolta sicuramente è quella che riguarda quelle che vengono definite le penal laws, le leggi penali. Alla fine del 1600 vengono, proprio perché gli inglesi non riescono a metterci la zampa sopra l'Irlanda, decidono di promulgare queste penal laws che andranno fino al 1800, e tutti, diciamo che ogni 10, 20, 30, 40 anni queste leggi vengono ancora più inasprite nei confronti degli irlandesi. Pensate che un irlandese non poteva, i ricchi non potevano mandare i figli a studiare fuori dall'Irlanda, non potevano assolutamente professare il culto, si nascondevano nei boschi, ma soprattutto il discorso era legato, non potevano esercitare una professione, non potevano avere in certi casi più di una mucca, soprattutto il discorso riguardava l'eredità. Voi sapete, immaginate, famiglie cattoliche dei tempi avevano 10-12 figli. Quando moriva il capofamiglia, per la legge irlandese, per le vecchie Brehan Law, che erano quelle dell'anno 1000, il terreno passava al primogenito, che andava avanti. Invece loro cosa fanno? Dividono, parcellizzano il terreno, dividono per tutti, in modo che terreno piccolo non ha più potere. Non solo, ma se un solo figlio si fosse convertito al protestantesimo, due terzi del terreno andavano e un terzo veniva diviso fra tutti gli altri. Questi sono i grandi momenti. Battaglie, sommosse, ovviamente. Era una sorta di apartheid, diciamo. Poi ancora di più, poi dopo viene ancora dopo, l'apartheid ancora quasi di più, negli anni dopo. Faccio un inciso che ha detto Stefano, però per capire bene. Cioè, noi in Italia, molto semplicisticamente, così come diciamo Ulster, che non è Ulster perché Ulster è una vecchia provincia, dobbiamo dire sei contea, no, diciamo cattolici e protestanti. La vera realtà è che sì che sono cattolici contro i protestanti, ma in realtà sono i cattolici repubblicani nazionalisti che vogliono l'Irlanda unita contro i protestanti. I protestanti che in realtà sono lealisti, cioè lealisti alla corona, e unionisti, un'unione con il Regno Unito. Quindi, e soprattutto gestiti i protestanti dalle logge massoniche, che garantiscono ancora al governo attuale quei 4-5 voti che permette loro di poter, a Westminster, di poter andare avanti. Quindi sì, cattolici, poi si arriverà il Trabos, che saranno proprio cattolici protestanti, ma in realtà c'è qualcosa un po' di più. Io direi che possiamo arrivare all'Ottocento, battaglia del Boyne 1690, quella del 12 di luglio, quando l'esercito
con quei condottieri di Guglielmo d'Orange, sconfigge definitivamente i cattolici. Una battaglia che da un punto di vista politico, da un punto di vista pratico, da un punto di vista dei risultati, non ha molto senso, ma in realtà è una battaglia che viene ricordata ancora adesso. I propri grossi problemi adesso nell'Irlanda del Nord, io sono stato sia alle marce di Derry sia alle marce di Belfast il 12 di luglio, vi posso assicurare che sfilano ancora adesso i protestanti nei quartieri cattolici, perché continuano alla supremazia, a far vedere che loro sono più importanti di tutto, con i piperetti eccetera, passano magari una banda formata da 20-25 persone, ci saranno 200 camionette della polizia, 500 cattolici da una parte, 500 protestanti dall'altra, e basta, come è successo una volta ad Eric, era presente una piccola scintilla che un ragazzino era davanti a me, ha fatto così al batterista, quel tamburone gigante che hanno loro, e questo qua si è girato e gli ha tirato la mazza sulla testa. A questo punto fuggi generale, polizia, idranti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è successo 7 anni fa, 8 anni fa, quindi vi dà un po' l'idea dell'idea. Arriviamo rapidamente, se no, arriviamo all'Ottocento. L'Ottocento ci sono rivolte, citiamo i nomi solo così, tanto per dire, di Emmet, una rivolta che finisce nel sangue, ovviamente, come tutte. C'è un grande Daniel O'Connell, che era un grande, si batteva per l'emancipazione dei cattolici, organizza questi, quelli che vengono definiti monster meeting, cioè meeting, riunioni con migliaia e migliaia di persone, però lui non vuole arrivare allo scontro con la corona, e combinazione, nel mentre che stava transitando per andare a raccogliere fondi a Roma, passa per Genova e muore improvvisamente, viene un infarto, e ci siamo bruciati anche lui. Muore a Genova. Successivamente c'è Parnell, che tenta anche lui disperatamente, quello dal punto di vista più politico e sociale, anche lui però muore giovane. In questo periodo c'è un revival nei primi 800 del gaelico, poi verrà ripreso alla fine dell'Ottocento, e tra questi c'è un giornale che si chiama The Nation, che è un giornale che esorta cittadini e persone a pubblicare canzoni, poesie, proprio in onore dell'Irlanda, delle indipendenze, di tutto. E nascono delle canzoni molto importanti, c'è per esempio The Rising of the Moon, che è famosa, che è anche Nel vento che accarezza l'erba, e tra queste direi che la più importante è quella che dà il nome, A Nation Once Again, di questo poeta che si chiamava Thomas Davis, il quale fa anche moltissime citazioni classiche, cioè parla per esempio dice a un certo punto, dice per la Grecia e per Roma combatterono 303 uomini, e questo stava a simboleggiare i 300 uomini, i greci che erano gli spartani alle Termopili, e i tre erano Orazio Coclite e i due suoi compagni, i due suoi amici sul ponte, sul Bricio, che a contrastare gli Etruschi. E questo cosa volevano? Voleva lui esortare gli irlandesi che si riunissero per arrivare finalmente a creare un'Irlanda indipendente, gaelica, ma soprattutto a nation once again, ancora una volta, di nuovo, una nazione. Qua ascoltiamo 30 secondi, tanto sì, per darvi l'idea. Poi potrete ascoltarli. Sì, ogni tanto facciamo 30 secondi di canzone per non tediare, però per darvi l'idea di come si sente. Tanto che la sentite. Ci siamo. Questa canzone divenne l'inno non ufficiale dell'Irlanda.
diciamo intorno agli anni 1850, e arrivò fino al 1920-21, quando poi l'Irlanda diventerà Free State. E nel 1914, quando il Parlamento finalmente approva la Home Rule era una specie di devoluzione che concedevano agli irlandesi, e scendono nelle piazze e tutti Dublino canta questa canzone, Nation Once Again. Ovviamente la devoluzione come è andata a finire? Nel nulla, perché la devoluzione è stata approvata, ma era tutto subordinato alla, sarebbe entrata in vigore al termine della prima guerra mondiale. E ovviamente 6 anni si è rimasti, per quello che è finita la prima guerra mondiale, non succede niente. A questo punto poi vedremo come prenderanno le armi. Parliamo delle guerre adesso, della Easter Rising. Sì, ecco, naturalmente il libro ci racconta poi proprio di queste vicende che diventano sempre più fitte, sempre più accanite, di contrapposizione fra l'Irlanda e la Gran Bretagna. E soprattutto, diciamo, nel primo scorcio del Novecento, il libro diventa, come dire, il libro è costruito un po' come una zoomata, per cui dobbiamo pensare che un po' rastremato, no? Nella parte antica la storia viene raccontata, c'è tutta, ma la trovate più veloce, mentre man mano che ci si avvicina al presente il dettaglio aumenta, il racconto si amplifica. Ecco, questo è un po' il modo in cui Luca ci racconta la storia dell'Irlanda, soffermandosi poi molto e molto sensibilmente sulla parte dei Troubles, no? Sulla parte dei Troubles, cioè la parte in cui effettivamente l'Irlanda lungamente combatte sia contro la Gran Bretagna, ma anche una guerra interna molto sanguinosa. Credo che a questo punto tu, Luca, possa raccontarci un po' proprio questo periodo così difficile della prima parte del Novecento. Prima parte del Novecento si apre, arriviamo al dunque, si apre al 1916. Penso che chi è stato in Irlanda avrà visto i cartelloni, cioè i riferimenti ci sono sempre. 1916, quella che viene definita la Easter Rising, cioè la rivolta di Pasqua. Un gruppo di intellettuali, assolutamente intellettuali, Plunkett, Patrick Pearse, McDonough, Tom Clark, decidono di sollevarsi, prendono i fucili, ma in realtà i fucili ne hanno ben pochi, con il gruppo di volunteers, certo, quelli che i ragazzi giovani fanno una specie di piccolo esercito e improvvisamente occupano il centro di Dublino. Il centro di Dublino, sparando ovviamente contro gli inglesi che si erano immediatamente schierati, gli inglesi con i cannoni, con tutto, un'attrezzatura militare pazzesca, questi riescono a resistere 5 giorni, 6 giorni, poi alla fine si devono arrendere, quindi la rivolta è soprattutto, di ripeto, di poeti intellettuali. Questi vengono fatti prigionieri, vengono scortati nelle strade di Dublino. Nelle strade di Dublino gli irlandesi, i cittadini, sono assolutamente contro queste persone qua, li sputano addosso, li prendono in giro, perché non si rendono conto, non hanno capito che cosa volevano e al tempo stesso hanno distrutto mezzo la città. Gli inglesi li portano nel carcere, Key Mellon Jail, famoso, adesso un museo, chi ha visto Nel nome del padre si svolge all'interno di questo carcere qua, la location, e a questo punto loro li condannano a 95 a morte. 95 a morte, poi vengono graziati, ne rimangono solo 15, ma questi 15 vengono mandati avanti al plotone di esecuzione. E viene fucilato anche James Connolly, che era un sindacalista famosissimo, e viene fucilato Plunkett, che poi vedremo importante, ma soprattutto gli inglesi commettono un errore madornale. Oltre a fucilarli, decidono di fucilarli a gruppetti di 3 o 4 ogni 10-15 giorni, protraendo quindi nell'opinione pubblica questo sentimento che inizialmente era di indifferenza e pian pianino si è tramutato contro di loro, tant'è vero che alla fine
alla fine il sentimento era assolutamente contro, anti-britannico. E immediatamente dopo, con le elezioni, con la vittoria del Sinn Féin, che è il partito che è ancora adesso leader, con i volunteers armati, decidono di prendere le armi decisamente e combattere gli inglesi. E scoppia la guerra tra il 19 e il 21 anglo-irlandese, dove gli inglesi e gli irlandesi si fronteggiano quasi ad armi pari, perché gli irlandesi veramente mettono tutto al loro animo, sopperiscono a questo. Ovviamente a un certo punto ci si rende conto che non si può più andare avanti e decidono di incontrarsi per trovare un trattato di pace. Il leader a questo punto era De Valera, famoso, che è rimasto storico per 30-40 anni, è stato presidente poi della Repubblica. Cosa fa De Valera? Manda il suo luogotenente, che era Michael Collins. Chi ha visto il film Michael Collins magari si ricorda qualcosa. Michael Collins, che era un ragazzo giovane, cioè aveva 29 anni, ma era il capo dell'intelligence, ha fatto delle cose pazzesche, ha distrutto tutto l'apparato militare con attentati, con trucchetti, cioè ha fatto di tutto. Questo Michael Collins viene mandato a Londra per trattare questo trattato di pace. Alla fine gli inglesi lo prendono così, dico: senti, amico bello, o firmi oppure noi continuiamo la guerra e vi spianiamo. Il trattato cosa prevedeva? La situazione attuale: 26 contee del sud, che però a quei tempi erano sotto una specie di dominio, una specie di dall'interno del Commonwealth, dove i deputati del sud dovevano comunque prestare giuramento per la regina, quindi non andava molto bene la situazione. E a questo punto succede che Collins firma e contemporaneamente comunica e dice: questa sarà la mia condanna a morte, perché pensava che sicuramente in patria ci sarebbe stato qualcuno che non aveva accettato. Torna in patria, ovviamente De Valera fa il salto della quaglia e dice che è contro il trattato, scoppia la guerra civile, 21-23, irlandesi pro trattato, irlandesi contro trattato, e come tutte le guerre civili è più drammatica e sanguinosa. Rivelamento cinematografico: chi ha visto Il vento che accarezza l'erba narra proprio la storia di questi due fratelli, uno da una parte e uno dall'altra. In questo periodo le canzoni sono tantissime, tantissime. C'è Eringo Bra, che è famosa, c'è Foggy Dew che Nel vento che accarezza l'erba, che è meravigliosa. C'è che questo che non riesce a entrare. C'è The Soldier Song. Soldier Song, faccio un inciso piccolo, rapido. Soldier Song è naturalmente l'inno nazionale irlandese, l'inno nazionale, che ancora adesso è considerato un po', con dei testi un po' violenti. Lo dico per se qualcuno del rugby sicuramente saprà qualcosa. Allora succede questo, che da una ventina d'anni, dato che la nazionale irlandese di rugby è la nazionale dell'intera isola, quindi un evento epocale direi, succede che nel caso quando l'Irlanda, solo quando gioca in casa, si sente, viene ascoltato prima The Soldier Song e attaccato subito dopo una canzone che è stata creata proprio dalla federazione irlandese per dare un senso di unità, che è Islands Call, che è quella che poi invece suonano quando sono in trasferta. Ecco, questa era una notazione un pochino. Ma la canzone che vogliamo sentire sì, adesso, infatti volevo che però tu ce la introducessi un attimo, perché questa canzone ha una storia veramente straordinaria. Hai citato Joseph Plunkett, che appunto viene fucilato tragicamente proprio a seguito di quella rivolta, ma nel 1985, se non ricordo male, viene scritta questa ballata dedicata a Grace era la promessa sposa, che poi diventerà appunto moglie di Joseph Plunkett, e credo che questa storia sia veramente da raccontare. Allora, questa storia è strapalacride, è abbastanza anomala, tipica. Pensate, nell'85, cioè, allora viene composta questa canzone. La storia è questa, la storia reale avviene questo: nel 1916 questi insorti sono condannati a morte. La fidanzata, questa
Gifford, sì, Grace Gifford, che era una ragazza, una femminista, una ragazza moderna, intellettuale, faceva la cartellonista, faceva i fumetti, faceva i disegnini, eccetera, ma una persona molto, culturalmente molto, è fidanzata con uno dei capi della rivolta, che era Joseph Plunkett. Plunkett, che poverino, era un intellettuale il quale era minato fin dalla sua nascita dalla tubercolosi, quindi potete pensare che razza di macio fosse, e quindi lei decide che comunque comunicano che verrà fucilato. Allora lei prende, corre, va in O'Connell Street, compra due anellini e si precipita alla prigione di Kilmainham. Viene fatta entrare, prega il cappellano che la sposino. Il cappellano acconsente, che è cattolico, e alle 2 di notte lei si sposa con il suo fidanzato Plunkett, con due testimoni, due guardie inglesi, si sposa, gli danno 10 minuti di tempo, lei torna a casa e alle 6 del mattino lui viene fucilato. Lei non si sposerà mai più, morirà nel 1955, verrà nuovamente imprigionata nel corso del tempo come attivista, come attivista del Sinn Féin, eccetera. Ma quello che è sorprendente di tutto questo è che questa canzone viene messa, questa storia viene messa in musica nel 1985, quindi è come se noi nel 1985 avessimo sentito, non so, la storia di Anita Garibaldi in musica. Ma questa canzone viene accolta in maniera pazzesca e per 5 settimane diventa leader nella hit parade. Ma ancora adesso negli stadi, soprattutto scozzesi, l'Irlanda, cioè nello stadio irlandese di rugby e nello stadio scozzese dei Celtic, che sono il ramo cattolico dei vecchi irlandesi, sono trasferiti in Gran Bretagna e in Scozia, viene ascoltata questa canzone, che la canta, la squarciagola, il ritornello, per appartenenza, proprio per l'appartenenza a questo. Se inizialmente sembrava che fosse per la Palestina l'avevano fatta, poi invece diventa proprio una loro canzone contro gli inglesi. Pensate che nel 2014, quindi stiamo parlando 10 anni fa, Rod Stewart, il cantautore scozzese eccetera eccetera, la incide nel suo ultimo brano perché l'aveva ascoltata a seguito di una finale di Coppa, solito Celtic contro Rangers, l'aveva ascoltata, viene invitato alla BBC, la canta, vuole cantarla. Nel 2014 la BBC in diretta glielo impediscono, perché secondo loro, tra virgolette, è una canzone dell'IRA, l'IRA dell'esercito, Irish Republican Army, e quindi scoppia uno scandalo pazzesco, poi dicono che non è vero, eccetera, eccetera. Dopo un mese viene di nuovamente rinvitato e finalmente lo può ascoltare. Quindi ecco, ascoltiamo un attimo un pezzettino di Grace. Ecco, Rod Stewart disse proprio, il libro lo cita, se si dice che sia una canzone dell'IRA è falso, erano combattenti irlandesi per la libertà, e poi per me, fatto molto importante, è una delle più grandi canzoni d'amore mai scritte. E questo certamente l'episodio che ci ha raccontato. Sentiamo soltanto come si sente qui il mood. Tanto che c'è la musica. Penso a queste settimane, diranno che abbiamo fallito, fin dai tempi della scuola ci hanno detto che dobbiamo desiderare la libertà, eppure tutto ciò che voglio in questo luogo oscuro è averti qui con me. Oh Grace, tienimi tra le tue braccia e lascia che questo momento duri, mi porteranno fuori all'alba e morirò, con tutto il mio amore, metto questo anello nuziale al tuo dito, non ci sarà tempo per condividere il nostro amore, perché dobbiamo dirci addio. Questo è il ritornello. Questa è questo è il ritornello che cantano tutti a quei cuori. Oh Grace, just hold me in your arms and let this moment linger. Take me out at dawn and I will die.
Quindi ci avviamo poi alla seconda parte del libro, che è quella dedicata proprio ai trouble, cioè dedicata al momento più recente, ecco, di questa persona. Magari qualcuno dei più anziani se lo l'abbia vissuto anche in prima persona. Sì, qui il libro disgiunge un po' la storia dell'Irlanda del Sud, la storia dell'Irlanda del Nord, e si concentra, diventa un libro di storia dell'Irlanda del Nord, anche perché le due Irlande prendono davvero due velocità diverse. Nel sud De Valera nel 59 dalle dimissioni, nel 61 l'Irlanda del Sud chiede di entrare nella comunità economica europea, che poi diventerà Unione Europea, nel 73 viene accettata, e quindi diciamo fa un percorso che è quello che conosciamo di avvicinamento e poi di ingresso a tutti diciamo, in senso compiuto, dell'Unione Europea, mentre nell'Irlanda del Nord continuano ad esserci delle situazioni di grande contrasto, e su queste appunto il libro si concentra. Parliamo dei troubles. Innanzitutto parliamo di quello che è successo soprattutto in due città, Derry e Belfast. 1969, marcia come al solito dei protestanti verso il quartiere cattolico. Il quartiere cattolico si chiama Bogside, quello di Derry. I ragazzi escono fuori dal Bogside, cominciano a tirare un po' delle pietre. I protestanti cercano di invadere il quartiere. I soldati inglesi si frappongono, in realtà si frappongono per poco tempo, poi in realtà assaltano loro stessi il quartiere cattolico. 1969. E da qui nasce tutto. C'è una premessa da dire, che prima Angelo diceva un vero e proprio cosiddetto apartheid. Apartheid. Allora, in Irlanda del Nord gli inglesi hanno pensato bene di fare questo sistema elettorale, quello chiamato, viene chiamato gerrymandering. Traduco, soprattutto a livello di consiglio comunale, ma anche a livello di rappresentanza politica, avviene questo. Vi faccio un esempio. Sori, la cittadina di Sori, che sono tutti cattolici, può eleggere tre rappresentanti, ammettiamo. Mulinetti, che è una frazioncina, sono tutti protestanti, ne possono eleggere cinque. Questo è il sistema del gerrymandering. Questo cosa significa? Che avevano tutta la rappresentanza politica, ma non solo la rappresentanza politica, ma tutta cascata, tutto il discorso del housing, cioè dell'assegnazione delle case pubbliche popolari, andavano solo ai protestanti. Il caso della polizia, il caso del controllo urbano, tutto. Quindi a un certo punto gli irlandesi decidono che è il momento di cominciare ad agire. E quindi gli inglesi cosa fanno? Cominciano a fare la strage a Ballymafi, ammazzano 12 persone per la strada, un prete che c'era sempre, che lo ammazzano sempre, un prete, due bambini, due donne, e quindi l'escalation arriva al 31 di gennaio del 1972 col famoso Bloody Sunday, che penso che questo, spero che tutti ne sappiano qualcosa. Bloody Sunday, marcia per i diritti civili, civil rights, vengono giù dal Bogside, sono abbastanza politici, nel senso che c'era Bernard Devlin, che era la passionaria del movimento. A un certo punto c'è sicuramente il contatto con le forze, la marcia era proibita, però loro erano pacifici, hanno deciso di non andare alla Ghidol, cioè di non andare verso il municipio, ma girano, e a un certo punto gli inglesi proditoriamente, il primo reggimento dei Parà, che era, si era già reso famoso perché aveva sparato a Belfast, è appostato sopra e comincia a fare il tirassegno, non con proiettili di gomma, ma con proiettili veri su questi ragazzi. E ne moriranno 13, più uno morirà tre mesi dopo, 14. C'era uno di 40 anni, uno di 50, e tutti erano intorno ai 17, 18, 19 anni, e vengono uccisi. E come disse
Ivan Cooper, che era il rappresentante apolitico della manifestazione, disse: questo è il momento in cui gli inglesi hanno consegnato i giovani irlandesi all'ira. Dico ira, se deve aiare, vabbè, all'ira. D'accordo? Da questo momento in poi succede di tutto, perché i giovani, qui a quel punto, imbracciano tutte le armi e decidono di contrastare in prima persona a costo della loro vita. E a questo punto scoppia quella che viene definita i Troubles, ma in realtà è una vera e propria guerra. Una vera e propria guerra. A questo punto, sentiamo ancora un brano. Questo brano qua, che io direi magari è inutile che sentiamo Sunday Bloody Sunday, che la conoscete tutti degli U2. Sentiamo questo qua. Vi leggo rapidamente, che è Go on Home British Soldier, che già andatevene a casa soldati inglesi, andate a casa soldati britannici, andate a casa, non avete nessuna cazzo di casa vostra. Per 800 anni vi abbiamo combattuto senza paura e combatteremo per altri 800 anni. Non siamo britannici, non siamo sassoni, non siamo inglesi, siamo irlandesi e orgogliosi di essere. Quindi affanculo la vostra Union Jack, rivogliamo il nostro paese. Tipo i grandi Questa ancora adesso nei pub nazionalisti si sente, eh? Si sente. È una ballata. Trovate il seguito, sì, cioè, cliccando sul QR code che è presente nel libro. Ci stiamo avvicinando, se resistete ancora un 10 minuti ce la possiamo fare. Ci stiamo avvicinando a uno dei momenti forse più tragici, cioè la contrapposizione che vede come protagonista Margaret Thatcher e anche il momento di grandi eroi come Bobby Sands. E credo che proprio su questo il libro giustamente si diffonda con grande ampiezza. Allora, chi ha visto, non so, il film Hunger, per esempio, con Fassbender, che racconta proprio la storia di Bobby Sands. Io dico per il film perché magari siete più, sono più attuali del discorso. Comunque, il discorso. L'amore del soldato? L'amore del soldato, c'era l'ira. È il periodo. E comunque Bobby Sands era un ragazzo che aveva dell'ira perché era stato scacciato dai protestanti della sua casa, decide di entrare nell'ira, era giovane, aveva 24-25 anni e cosa fa? Fa il militante, trasporta armi, affigge manifesti, fa piccoli attentati, viene imprigionato, viene messo in carcere a Long Cash, che adesso non esiste più, viene messo in carcere e lì si trasforma, diventa poeta, compone musica, insegna a tutti il gaelico e diventa capo o officer commander, diventa il capo dell'ira all'interno del carcere, dove i prigionieri godono di uno status politico da prigionieri. Nel periodo di dopo un anno che è lì, ovviamente la Thatcher, che viene, ci sono almeno 50-60 canzoni, non dico i termini che fanno rima con witch o beach, o cioè che viene detto il mestiere di lei, cosa fa il marito, tutte queste, comunque ce ne sono molte che potete ascoltare. La Thatcher cosa fa? Decide di togliere questo status di prigionieri, quindi loro diventano in teoria prigionieri comuni. E cominciano la prima protesta è la Blanket Protest, nudi in carcere con la coperta, loro non vogliono uscire dal carcere, dalla cella, si mettono la coperta, non solo, ma decidono, per fare spregio ai secondini, in realtà loro stessi, decidono di fare i bisogni all'interno della cella. C'è gente che c'è stato un anno con la roba, ogni due mesi arrivavano questi qua con gli idranti, con una cosa pazzesca, comunque loro sporcavano e la spalmavano sui muri. Idem le donne facevano la stessa cosa, ogni mese spalmavano anche loro la roba. Questa è diventata
da Blanket con la coperta è passata a Dirty, Dirty Protest. Decido di fare lo sciopero della fame, lo decide Bobby Sands. 2 mesi di sciopero della fame, gli inglesi sembra che accettino queste 5 proposte, 5 months, niente, a un certo punto si rimangia la parola. Allora loro decidono nuovamente, Bobby Sands decide nuovamente di riprendere e fare uno sciopero della fame, però fino alle estreme conseguenze, cioè andiamo fino alla morte, fino a quando loro non ci accorgono, e ogni 15 giorni se ne aggiunge uno. Lui inizia lo sciopero della fame per primo come capo e va avanti, questo attacca un altro, dopo combinazione, dopo 15 giorni che è iniziato lo sciopero della fame, muore un deputato dell'Irlanda del Nord, della circoscrizione vicino al calcio. Allora tutti i nazionalisti cosa fanno? Decidono di candidare Bobby Sands al seggio vacante, e clamorosamente Bobby Sands nel giro di un mese, già sciopero della fame, vince questa elezione, quindi lui diventa deputato della corona. A questo punto tutti pensano che la Thatcher trovi un punto d'incontro. Niente, Bobby Sands viene lasciato, nonostante fosse deputato, viene lasciato morire il 5 maggio, muore, e con lui moriranno successivamente altri 9 suoi compagni. Fino a quando poi lo sciopero terminerà in maniera drammatica, perché le famiglie dei carcerati non ne potevano più, si mettono d'accordo con i vescovi, con i prelati cattolici, e in qualche modo, come loro smettono dopo 15 giorni di dare buono il fatto di essere, cioè era stata una lotta di forza, ma è stata una lotta brutta, perché il Sinn Féin, l'IRA, non ha fatto niente, sperava quasi che morissero di fame i loro stessi, tanto per forzare, è stata una lotta di forza fra due gruppi allucinanti, inglese da una parte e Sinn Féin dall'altra. In questa situazione possiamo semmai sentire un goccino, adesso dico ancora 2 cose poi sentiamo. Nel 74 la guerra viene portata in Inghilterra, questo, scusate, Bobby Sands dell'81, quindi torniamo un attimo indietro, però la canzone è successiva dell'84, quindi vengono fatte saltare in aria 2 pub a Guildford e a Birmingham, e vengono arrestati 6 a Birmingham e 4 a Birmingham. Era stata l'IRA a compiere gli attentati, ma i 10 che mettono dentro non c'entravano assolutamente niente, però lo volevano il capo espiatorio, chi ha visto Nel nome del padre si svolge proprio, cioè l'argomento è quello lì. E a seguito di questo un grandissimo poeta irlandese, cantautore morto qualche mese fa, Shane McGowan, leader dei Pogues, compone questa canzone che è Birmingham Six, nella quale, non so se lo conoscete, quello con quei denti assurdi, che vabbè, però è veramente straordinario quello che ha fatto lui. La canzone di Natale più bella che sia mai stata fatta, se vi capita, sentitela, Fairytale of New York, è meravigliosa. E lui dice: c'erano 6 uomini a Birmingham, 4 a Guildford, prelevati e torturati, e incastrati dalla legge, e gli sbirri hanno tenuto la promozione, ma loro stanno ancora scontando la pena per essere irlandesi nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Sentiamo un breve inciso, se la console. La piccola che abbiamo tagliato, perché è una canzone di 2 parti, e questo sono di basket. Va bene. Sentite, l'inizio è diverso, è un altro ritmo. Questo è
se vi capita, sentite le canzoni di quest'autore, Shane McGowan. Ci avviamo alla fine e l'ultima parte del libro è proprio dedicata a quella che viene chiamata The Music of Healing, cioè la musica che manifesta il desiderio della guarigione, come dice la parola. Desiderio della guarigione vuol dire anche mettere, seppellire l'ascia di guerra, forse non troppo profondamente perché non si sa mai, però insomma diciamo che c'è questa volontà, c'è questa tendenza che si manifesta anche appunto attraverso la musica. Il libro si sofferma su questo e poi si avvia una conclusione aperta, che è quella di un finale ancora da scrivere, perché il presente dell'Irlanda è un presente contraddittorio, un presente dubbio. Sicuramente la Brexit ha cambiato gli scenari, sicuramente la Brexit ha dato un ruolo centrale anche all'Irlanda del Sud, ma come dire, l'Irlanda del Nord è l'unica parte della Gran Bretagna che confina, che ha un confine terrestre con l'Europa, per cui ha effettivamente un ruolo anche molto molto significativo. Il libro si concentra proprio su questo. Allora, questo tema della guarigione, delle healing praticamente, i cantautori decidono, a seguito anche del trattato di pace che viene definito, cioè il Good Friday Agreement, quando nell'aprile del 1998 si siedono attorno a un tavolo inglesi, governo irlandese, Sinn Féin e Partito Unionista, e si mettono d'accordo per creare questo Parlamento labile, però questo accordo di pace che regge ancora adesso, nonostante che sei mesi dopo, a Ferragosto del 98, ci sia stata questa strage, che è stata la strage più grossa che sia stata a Omagh in Irlanda del Nord, al giorno di Ferragosto, dove, solito, l'ira telefona, non era più l'ira, era la Real Area, cioè il gruppo scissionista che non era favorevole ai trattati di pace. Telefona alla polizia e dice: c'è una bomba in High Street, un'autobomba in High Street, quindi tra 15 minuti esploderà. Telefona subito ai poliziotti che erano lì, e cosa fanno? Cercano e scoprono che High Street non esiste a Omagh, esiste Market Street, che era la strada principale. Allora loro, morale, prendono le persone e le spostano tutte, in realtà le hanno spostate tutte attaccate all'autobomba. L'autobomba esplode e muoiono 29 persone. E qua, ripeto, nel 98, non stiamo parlando del Medioevo, e qua non si sa ancora, adesso non c'è ancora la verità, se la polizia, i terroristi l'abbiano fatta apposta, o se la polizia, capi della polizia, abbiano fatto apposta per agevolare poi il trattato di pace. Questo è quanto. Io concludo diciamo dicendo che le canzoni sono tutte basate, non si basano più protestanti e cattolici, ma si basano sul dolore comune che le famiglie hanno dovuto subire. Io direi che, visto che ci siamo protratti, tagliamo il discorso zombie. Lo conoscete tutti, penso, Zombie di Dolores O'Riordan dei Cranberries, che è meravigliosa, anche il videoclip è meraviglioso, quindi andatevelo a vedere. E concludiamo però questa è famosa, è la prima canzone, perché lei si ispira a un fatto, a Warren Point, dove due bambini in un supermercato saltano in aria per una bomba del virus. E lui dice: ma siete degli zombie? Dice, a un certo punto dice: ma cosa c'è nella vostra testa? Il colcorrevate il bomb, cosa c'è nella vostra testa? State ancora combattendo una guerra che non esiste più. Comunque l'ha detto lei, che era considerata Gesù bambino da tutti, e quindi io direi di concludere con una canzone che penso che tutti conosciate, certo, tutti conosciate. È una canzone anche questa atipica, nel senso, nasce nel 1980-82, viene scritta, è la storia di una famigliola, Mary e Michael,
della grande carestia, che vengono imprigionati e viene preso il Michael e viene imprigionato e dopo due giorni spedito a Botany Bay, che è Tasmania, perché aveva rubato il grano. E quindi cosa succede? Succede che questa canzone viene incisa nel 1980 e questa canzone ha un successo strepitoso, che ancora oggi, molto più che Grace, negli stadi viene cantata da tutti. Io lo cito anche nel 1900, quando c'è stato i mondiali, non mi ricordo, in Spagna mi sembra, no, giocava Spagna Irlanda, ma mi sembra fosse 8 anni fa 10 anni fa, perdevano 4-0 gli irlandesi a metà del secondo tempo, erano 15.000. se voi andate su YouTube e mettete, si mettono a cantare questo ritornello qua per 10 minuti, perché è un discorso di appartenenza alla terra. C'è una cosa drammatica, una cosa brutta, la carestia, questi deportati, tutto. Loro riescono, come in tutte le guerre, a ribaltare la situazione, a ribaltare. Perdiamo, ma da un punto di vista morale vinciamo noi. Sentiamo. Mi sembra molto significativo che questa canzone venga scritta oltre 100 anni dopo i fatti. Ah sì, ma proprio noi non potremmo capire una cosa del genere. No? Indica proprio quanto certi fatti siano incisi nella coscienza irlandese e costituiscono ancora ragione di aggregazione. The Field of Attenborough. Ritornello che magari Michael sta portando via. Grazie. Prego. Solo una cosa, concludo con questo. Con questo. Edward, la persona con la quale avevo parlato all'inizio, questo professore universitario, nel 1999 ci disse: noi siamo in una situazione drammatica. Se entro in un pub di Dublino e gli chiedo una birra, sentono il mio accento, capiscono che vengo dal nord, mi fanno il cerchio attorno. Ho detto, perché noi, a quei tempi, pensate, nel contesto della guerra, noi siamo come i bosniaci, che era appena finita la guerra in Jugoslavia, noi siamo come i bosniaci, non ci vogliono di qui e non ci vogliono di là, perché anche gli irlandesi del sud, per noi siamo un peso per l'inglese e un peso per quelli del sud. Grazie.